Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente insieme a Rerunter, come le scorse settimane, per parlare ovviamente di un set incredibile, quello che secondo me ha dato un po' il power up a quello che era Yugi, ovvero Sovrano della Magia. Ma ovviamente ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qui sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare Giovanni e andiamo a spacchettare. Allora Giovanni, cosa dire su Sovrano della Magia? Grazie sempre per l'invito e oggi andiamo a vedere Sovrano della Magia, terzo set in ordine cronologico, contestualizzato sempre all'interno del Regno dei Duellanti, così entrare nel vivo dello scontro con Yugi contro Pegasus e quindi tante novità introdotte anche qui, a partire dai mostri Toon, tra cui una delle secret più belle che ti auguro di trovare, come abbiamo fatto con i due precedenti, però ecco, speriamo che la fortuna non vada scemando. Quindi mostri Toon e mostri Rituale, tant'è che in copertina abbiamo il bellissimo Abbandono, quindi anche l'introduzione delle carte magie rituali e nonché una delle carte magie più potenti di sempre, Tifone Spaziale Mistico, che è una carta magia rapida e quindi anche qui nuova novità delle carte magia rapida. Sovrano della Magia si chiama Sovrano della Magia appunto perché contiene all'interno un fottio di carte magia. Qui avremo un set minore rispetto a quello originale per italiano, perché appunto le carte non erano state stampate nella LD italiana, erano state messe qui dentro, invece poi con queste nuove ristampe sono state messe dove dovevano stare, ovvero in LDD. Quindi avremo un set più piccolino rispetto a quello originale, però le novità più importanti sono tutte comunque qui dentro. Sì, ma qua dentro c'è Sepoltura Prenatura, se non ricordo male, vabbè, Tifone, Fermati, Sepoltura Prenatura, lo troviamo in SDF. Ah, è vero, sì. Ragazzi, scusate. Qui ne troviamo altrettante fortissime. Abbiamo, per esempio, due di meno. È vero. Che è una carta cancro, soprattutto se giocata all'inizio del duello. La Sentinella Potente, un'altra carta bestia, Confisca anche, perché sì. No? Appunto queste carte poi hanno fatto parte del mazzo End Control che ha vinto il primo mondiale del Luto. Il primo mondiale, ovviamente, IGC. Mamma mia. Quindi ti auguro un buon due di meno, un Tifone, ti auguro il basta quelle, in senso. Ti auguro il Toon e anche perché no, un bel Abbandono. Come abbiamo detto, ci saranno roba ancora più grossa nei set successivi, perché Servitore del Faraone, siamo anche a livello di super, alzo perché. Comunque ancora qua sfondi stock, la foto di una Shadow Sonic, sì. Bomba primazia rituale e anche per procurarsi Abbandono soprattutto. Assolutamente, Serciava, la carta magia rituale, qua ovviamente le montagne giapponesi, poi Serpente Elettrico, abbiamo Riposo Eterno, distrugge tutti i mostri equipaggiati con carte equipaggiamento. Considerando che i primi due set ne contenevano molte, diciamo questa risultava forte, anche se comunque... Diciamo che la carta magia equipaggiamento faceva veramente la volta, sì. E quindi ne approfittavi, appunto ti liberavi di mostri veramente potenti con questa carta. Poi abbiamo Tifone 2, che l'abbiamo visto nel set precedente, che era tipo marroncino. Hanno fatto la decolorazione e basta, e hanno aggiunto un 2. Poi Specchio Mano di Fata, Karateman, questa qui è molto bellina, si ispira tantissimo a Bruce Lee. Famoso a Bruce Lee, bravissimo. Avevo un vuoto di memoria. E poi abbiamo Tartaruga Mangiafiamme di tipo acqua. Un altro 5 stelle. Sì, sì. Sì. Tartaruga dal guscio rosso che si nutre di fiamme. Allora, andiamo col prossimo. Comunque, mi dà l'impressione che i pacchetti hanno, cioè, sono un po' scoloriti. Non so perché, o forse erano proprio così fin dall'inizio. Sono anche molto diversi nel disegno proprio da quelli originariamente. C'era un punto luce sulla I di Sovrano della Magia, è cambiato qualcosa. Comunque va bene lo stesso. Sì, sì, nel senso, penso che oggettivamente questo era l'unico modo per poter sbustare sta roba. O i box coreani che trovate qua sotto in descrizione tramite Jackson. E poi, mamma mia, quel cazzo di drago, scommetto che è NM o X. Ma è messo bene, questo sì. Adesso poi non ho voglia di tirarlo fuori, no, però diciamo X, fido. Perché non mi piace vantarmene più di tanto. Beh, però Burumbra. Comunque è una prima edizione. Questa sempre carta dei Fratelli Paradox. Fratelli Paradox che arriva solo un po'. Oh, ecco, hai trovato la rana più potente del, sì, set. Questa vale la pena leggere l'effetto, perdiamo un minuto. Comunque l'effetto dice: distruggi tutti i mossi sul terreno, poi entrambi i giocatori rivelano le prime 5 carte dal loro deck, poi evocano specialmente scoperti in posizione di attacco o
scoperti in posizione di difesa tutti i mostri di livello 4 o inferiori rivelati e inoltre aggiungono le carte rimanenti nella loro mano. Se un giocatore ha meno di 5 carte al deck, rivela quelle rimanenti. Una bestia, sì. Fortissima. Sì. Per l'epoca poi era una roba incredibile. Sì, ma poi distrugge tutti i mostri sul terreno, cioè una cosa bestiale. Nel pratico questo è stato uno dei primi, se non il primo, board break, perché effettivamente da sola ribaltava completamente la partita. Poi a causa di queste cose è stato creato Nobiluomo dello scambio. E poi abbiamo Cavaliere Pinguino. Cavaliere Pinguino, leggendario. Saluto quelli di Yu-Gi-Oh! E Malavita, che è la carta loro top. Ma guarda, sono stato al nazionale a Forlì di Gotte di Edison. C'erano loro come special guest e avevano portato tutti i tappetini loro. Volevo farmi dare quello con Drago Armando, ma non ce l'ho fatta, peccato. Allora, abbiamo Pedaggio, un altro Cavaliere Pinguino, Casa del Nastro Adesivo. Però beh, cioè l'idea è carina, il fatto che il percorso sia fatto di nastro adesivo e le persone vengano intrappolate. Non so se sia tipo... Bellissimi, artwork bellissimi, sono bellissimi. Sono artwork stupendi, proprio perché hanno questi contrasti così accesi l'uno con gli altri, poi il mondo, il tetto rosso, il prato verde. Bellissima, poi si fa tanto all'effetto, poi ovviamente così come tante altre carte. Ma guarda, io tipo qua ci vedo una citazione a Danzel e Gretel, che è anche la casa che effettivamente li attrae e loro rimangono intrappolati. Poi sappiamo come finisce la storia, però non lo so, me la ricorda. Questi tu sono tutti bambini intrappolati dalla strega. Poi non ci credo che la Konami abbia tutto questo genio e amore nei confronti di artwork, però diciamo che ce lo vedo. Strega oscura, effetti. Slot machine. Slot machine, super short print, mi sono sbaglio, o short print addirittura. Dopo ti vado a citare, sì, il super short print, che vale la pena, una carta bellissima anche quella di artwork. Poi. Però per essere un'azienda che ripudia il gioco d'azzardo, fare una carta che si chiama slot machine, un po' così. Vuol dire che fa danni, infatti l'hanno fatta potente. Ah, ok. Kraken di fuoco, che effettivamente non si capisce l'artwork. Allora, Kraken di fuoco dovrebbe essere l'unica carta di attributo fuoco di tipo A. Ah, è vero, non ci ho mai fatto caso. Bella, sì, come sì, idea. Sì, piccola curiosità. Piccolo. Mostruoso calamario che cresce rigoglioso nel fuoco e nel calore. Bella. Antico della foresta, esploratore. In formato box. Esploratore ombra di Iro e il pendente nero, la prima super. Siamo la più brutta anche tutto, sì, il set. Comunque va bene lo stesso. Vabbè, ce ne abbiamo tante, ci sta alla fine, non può essere sempre il tempo. Ti cito le quattro short print che erano nella versione originale. Slot machine, quella che abbiamo trovato, sì. Pedaggio, ok, l'abbiamo trovata, servicine. Ok, e riposo eterno. Queste erano le quattro super short print. Però nel senso, alla fine tra le common ci sta che le fai qualcosa di più short print. E poi alla fine, per quanto, sì, sia short print, alla fine esce. Non è che, diciamo, è nel corso del tempo che noti il valore che aumenta. Vedi che qui per esempio non ci sono super short print, questo è il secondo Pedaggio, sì, che troviamo. No, perché la Konami ha detto che non le fa più. Comunque bella Mura Labirinti, anche questa. Fermati, credo sia una foto. Il primo 3000 pesa, sì, tutto, però il primo stampato con 3000, che effettivamente poi era 0-3000, dice la distanza, era veramente grosso, perché andava sopra un 3000 così di base, neanche un drago bianco ci andava, un teschio evocato. Esatto, ti assicurava sicuramente una difesa impenetrabile per un bel po'. E vabbè, se uno c'è la Ray Jack, l'ha nato, queste qui doveva per forza usarle per buttarla. Però effettivamente a livello di mostri non credo che ne siano che superano i 3000. Guardiamo il cancello e il drago testo. Lo so, però non è roba che normalmente giochi. Questo qui è molto più semplice da tirare. Poi vabbè, più avanti troveremo la bestia mascherata. Sì. Noi non la troveremo perché non è stato fatto l'abirinto del... Sì. Sono fermati al settore del faraone. La prima carta rituale ho visto. Abbiamo... Allora, vediamo se è quella. No, non è lui. Uno non brillava, due era molto prima. 6K, carino. Questo è un mostro psico prima che venissero inventati. Bravo. Abbiamo il Kraken, la tartaruga granchio, ovviamente. Vabbè, sì. Era meglio un burger affamato. Ti stavo per dire, l'altra dovrebbe essere quella. Esatto. Che poi ultimamente, non so se lo sai, ma ha avuto dei supporti quel mazzo. Dedicato tipo, sì, tutto a cuochi francesi. Hanno fatto anche Starlight, se non sbaglio. No, l'hanno fatto. Ho provato a trovarla anch'io. Collector, io non mi intendo, sì, tanto di queste realtà. Coro del Santuario, Corno dell'Unicorno, la prima, penso, carta equipaggiamento decente. Sì, insieme anche... No, sì, effettivamente sì. Corno dell'Unicorno era molto interessante. E le altre incrementavano un pochino, insomma. Sì, io ho visto cosa c'è sotto, mentre te l'hai girato. Vai. Porca troia. Peccato. Allora, la Secret mi sembra che si trovi, no? Il terzo box, sì, la terza Secret mi sembra che si trovi. Peccato perché non è il Drago Toon, ma va bene lo stesso. Però
vai. Effettivamente, cioè il drago serpente notturno, per quanto anche attualmente la versione vecchia costi relativamente poco, se non ricordo male un NM sta sui 25-30, è proprio una bella carta. È molto svalutata, infatti, perché non tiene confronto Drago Turn, però è una bella carta, d'accordo, sia a livello di artwork che di mostro, sì, di per sé. Sì, 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 su questo sono d'accordo. Poi un due tributi, 2350, quindi ricalchiamo questa cosa del mezzo, mezzo. Sì. Comunque la descrizione dice, si narra che questo drago sia stato creato con l'anima di un cavaliere malvagio. Bella, quando le facevano pesanti le carte, sì, facevano... non... Magagaga e fiore, sì, fiore di no. Vabbè, allora, attualmente, perché hanno cambiato policy, hanno visto che attira un botto il fatto che ci siano delle ragazzine minorenni che puntano su quello. Il problema è che ci stanno le ragazzine minorenni, assolutamente. Però effettivamente, comunque, bacione, amore, che è maggiorenne. cioè, stavo dicendo, nel pratico hanno visto che questa cosa va un sacco, quindi puntano molto su creare, a simpatizzare, diciamo, sì, il formato per ampliare l'era, certo. Però effettivamente mi piacerebbe anche a me che tornassero a fare anche dei mostri chiamati per essere mostri. Comunque sì, abbiamo trovato Senju che aggiunge un mostro rituale che è la controparte dell'uccello sonico. Poi non so se uscirà qua dentro in un altro set. Abbiamo Manju, ma credo stia qua dentro. Manju, mi sembra... No, Yok, non ricordo male. Yok, non sbaglio anch'io, sì, me lo ricordo anch'io, americano. E praticamente Manju invece esercita sia mostro che magia. Puoi scegliere una delle due. Diciamo, è il power-up di questo. Peccato perché i mostri rituali non hanno trovato tanto spazio nei vecchi formati. A parte Abbandono, che era una carta effettivamente forte, toglievi un mostro all'avversario e te lo equipeggiavi tu, prendendo i valori attacco e difesa, quindi era una bella carta. Speriamo che salti fuori da... Comunque, Ricastro Goblin, questa è un'ottima comune, penso sia sia la migliore nel pratico. Ottima comune, soprattutto per quei mazzi che non arrivano a 40 di strategia. Sì. Poi abbiamo Pavone, tipo, ecco, ragazzi, quando dite che Yugi è bello, pensate che non avevano più idee e fanno un pavone con uno sfondo rosa a caso. Carta molto particolare. Ecco, un altro, di nuovo, Tartaruga Granchio. E nel pratico, i rituali hanno avuto funzione solamente con... non con i set nuovi, però in un'epoca molto più recente, perché effettivamente gli sono state carte date carte di supporto, esatto, o carte che nel pratico giocavano da sole. Tipo, penso il primo, esatto, mazzo meta rituale è stato Necroz, e Necroz era già il 2016. Poi abbiamo Ratto Gigante, ottima rara, sempre per i formati GOT, e di nuovo la Tartaruga Mangiafiamme. I mostri rituali sono stati introdotti, era un gioco molto lento, no? Sì. Poi ovviamente si è velocizzato parecchio negli aggressivi e quindi non hanno più potuto trovare spazio fino a quando, appunto, come hai detto, gli hanno dato dei supporti. Comunque, una ragazzina palesemente minorenne, ragazza arciere, peccato, perché poi è Sirena Toon alla fine. Io penso che sia Sirena Toon, peccato che non gli abbiano dato la Olga. No, esiste la versione Toon, eh? Sirena Toon si chiama. Sì, però per esempio c'è Alligatore Toon che non ha un effetto Toon, capito? Ah, ok. Qui abbiamo ragazza arciere, si doveva chiamare ragazza arciere Toon perché c'è Sirena Toon, non importa. Quello sì. Che poi nel pratico, nell'anime, si vede Pegasus che ha questa in mano, non ha la sirena. Cioè, è stata disegnata questa carta rispetto che ha quella vera. Guardiana affidabile, anche con la ragazza maga nera, se non sbaglio. Poi sì, cappellata nell'anime l'hanno fatta, perché poi alla fine... E la campana cerimoniale. Va bene, si stanno facendo attendere queste ultime, va bene. Ah, tanto abbiamo capito che stanno alla fine. Allora, abbiamo l'oscurità si avvicina, quella che hai detto che è short print. Super short print nel genere originale. Ecco. Un'altra super short print. Un pacchetto del genere all'epoca sarebbe stato incredibile, cazzo. Sì, sì, direi proprio di sì. Assolutamente un misprint. Ma tra il short print e super short print, cosa cambia nel pratico? Che la short print in teoria è una comune ogni 30 pacchetti o meno. La super short print non sono riusciti a dargli un quantitativo, quindi probabilmente una ogni due box a questo punto. Sì, comunque la sentinella potente. Sentinella potente, Apple molto forte, soprattutto sull'end control, e al suo perché. Perché attualmente... Non delle ultra L, però sì, va bene. Dovrebbe essere ancora bandita. Qui abbiamo anche strappa possesso all'interno di questo set. Ti dirò, quella... potrebbe gasambotto. Allora, che poi strappa possesso, e per un periodo fu sbandita. Il problema è che fece talmente tanti danni da sola, perché sì, era il periodo in cui si giocava Shadow, e quindi la gente fregava il BLS avversario e chiudeva le partite, quindi l'hanno ritolto. Destino finale, scarta 5 carte alla mano e distruggi tutte le carte sul terreno. Vabbè, fortissima, molto forte. L'agile Momonga, anche questo forte, molto bello. Figa l'idea che hanno tipo copiato la stessa immagine anche dietro per dare velocità. E di nuovo la campana cerimoniale. Vediamo se è stata fuori un Inzaryu. Di che realtà è?
Ozario. Rara. Sai che non ce l'ho presente come carta adesso? Cioè, il nome lo conosco, non ce l'ho presente la carta. Abbiamo inizio. Abbiamo, ho capito, un pochino più in basso. E anche quella non sarebbe male. L'ho già sbustata nella collezione leggendaria. Però adesso vediamo se esce anche dal box. Ameba, bella. E Frustacoda Gemelle 2. Caso. Facessero effettivamente un set del genere attualmente, diresti no, ma che schifo, veramente fai una roba del genere. Poi dopo 20 anni tu accetti tutto, dici vabbè, era vintage, erano altri tempi. Allora, catena di energie, ragazza arciera, strega oscura, servo del custode di tombe, che credo sia la prima carta custode di tombe prima effettivamente dell'uscita dell'archetipo. Del mazzo, sì. Poi vabbè, usano questi termini, ma sicuramente non avevano intimare, penso ancora, custode di tombe, non penso si riferisse a quello. Sì, può essere. Poi l'hanno ripreso perché effettivamente c'erano delle tombe. Madre Grizzly e October Ser. No, io perché penso sempre alla birra, quindi per me. Allora, abbiamo Giojin, potere di Gaia. Comunque non abbiamo ancora trovato una carta magia rapida. Ruiran, orco di pietra. Oh, finalmente l'hamburger affamato. L'hamburger. Mettiamolo qua. Bellissimo, uno degli artwork più belli di sempre, però. Sì, ma cioè è una cosa stupida, tipo è a livello della roba nuova, perché dici no, è come quando il sushi. Mazzo sushi sono dei sushi nave. Perché un hamburger coi denti non è che cambia niente. Stupendo. Poi Zanna del Serpente, Germe Gigante che infliggeva danni ogni volta che viene distrutto e Bestia Liquida. E questo assomiglia molto allo sciogli roccia che abbiamo visto in lob. Dissolvi roccia. Teoricamente ci manca una ultra e un po' di super. Ottimo, secondo Riccastro. Tipo, se ne uscissero altri 10 sarei contento. Il sarto incostante. No, scusami. Nulla. Comunque è la prima magia rapida che troviamo. Può essere, me la sono un po' persa. Però un altro artwork stupendo, sì. Anche qui. Il frustacode, il cinghiale guerriero, antico della foresta. Comunque, se ci fai caso, ci sono degli artwork che hanno stile simili, quindi riesci a riconoscere anche l'artista. Può essere sicuramente. Poi Muro Ombra, L'agile Momonga. E vabbè, l'abbiamo trovata una delle ultre più belle del set. Effettivamente la rapida più potente dell'espansione. Sicuramente sì, Tifone staple per eccellenza in assoluto. Poi la Konami ha deciso di fare no, facciamo Lightning Storm, Twin Twister e tutte queste altre carte che fanno come Tifone ma più forte. Forse Tifone è anche la carta più ristampata, mi sembra. 70 espansioni hanno chiesto. Ha avuto il suo perché, tanto ogni structure deve avere il suo Tifone. Questo sicuramente. Poi Guardiano Affidabile, altra carta magia rapida. Riposo Eterno, Prestazione della Spada. Penso sia l'ultimo rituale, perché dovevano essere 3 se non sbaglio. Sono 3, sì, escluso Abbandono. Tifone, Corsa Avventata, che è la prima carta che pompa i punti d'attacco ma rapida, e Bestia Liquida. Esatto, da cui 700, che non sono certo pochi. Assolutamente. Penso che l'unica altra carta equipaggiamento che... No, unica altra carta che pompava i life points, cioè che ne dava così tanto, era... Ma che si chiama? Il Corno dell'Unicorno. Può essere. Distruzione, per sì, perché anche quella 700. Gyojin, Corvo Coda di Frusta, Nuzel Malevole. Ah no, anche lei 700, ero convinto 500. Zanna, Pavone, Jigen, Tartaruga UFO e Mangia Gabon. Dai che troviamo. Cosa ci manca? Ci mancano solo le super. Le super carine, cosa ci può essere? Mondo Toon per esempio. Bella. Una. Terzo ricastro. E va bene. Catena Nusa. Ma guarda, uscissero solo. È un'impressione mia o c'ha qualcosa di strano questa? Sono convinto che ci avesse avuto gli occhi o qualcos'altro. No, è normale. Ok. Poi prestazione della spada. Anche abbiamo di super. Confiscano. Oh, eccola qua. Ce l'abbiamo fatta. È uscita. A posto. Dai, mancano pochi pack. Meno un ritorno totale, che almeno la affianchiamo a Tempesta Potente. Beh, anche quella non sarebbe male. L'unica cosa è che tanto i pool sono molto randomici, quindi nel pratico potremmo aver veramente finito le foil o esserci un'altra ultra. Antico della Foresta, che secondo me riprende tipo Bestia Grigia di Lob, Manga Ruiran e anche il messaggero di pace, che questa si gioca anche in GOT attualmente. Carta fortissima. Vero, bella anche questa. A parte, vabbè, il pendente nero. Il resto è tutta roba abbastanza decente. Che anche aprire un box di questo, cioè deluso, non ci vai. Perché comunque o siamo noi stati mesculati o almeno qualcosa di decente lo trovi. Anche se comunque secondo me se devi spendere... Mondo Toon? Top. Mondo Toon. Se devi comprare tanti pacchetti, forse le Legendary Collection sono meglio, perché hanno pull rate randomici, quindi potresti trovare veramente più roba. O meno se va male. Purtroppo sì. È così. Comunque va bene. Hanno fatto dei box completi. Qui vedo. Comunque trovi. Cioè, chiunque lo compra trova qualcosa di bello. Non sono mai soldi buttati, vedo. No, assolutamente. Comunque hanno fatto un bel prodotto, dai, devo dire, da questo punto di vista.
diciamo che ok, non sono le carte vecchie, però effettivamente è un prodotto per i normi a cui dà gusto sbustare. Va bene così. Catena di energia, mecha, chiocciola, Jigen, Ruiran, che abbiamo trovato anche la versione Toon, Coro del Santuario, Labirinto Magico, Angelo Splendente e Cavaliere Pinguino. Mi sa che abbiamo finito le foil. Adesso andiamo veloce, che tanto non credo ci possa dare altre gioie. Andiamo col primo. Tai K, Inizio delle Danze, Oscurità, Slot Machine, Zanna del Serpente, Uccello Regina, Zebra Umbra, Germe e un altro ricastro. Finché escono vanno bene, tanto stanno tipo a 1,50€, 2€, quindi non male. No, presto una common solo perché se gioca. Allora, Previsioni Meteo, Mangia, Oscurità, Ruiran, Servitore Custode Tombe, Ricetta. Il giuramento mi sa che non l'avevo mai trovato. No, è il rituale che serve per il grano. Tartaruga UFO e Cavaliere Pinguino. Vabbè, chiude sempre il set sto Cavaliere Pinguino. Allora, andiamo con il penultimo. Abbiamo la Ragazza Arciere. Non abbiamo trovato la sua controparte Toon, ma effettivamente era una ultra rara, quindi esatto, credo sia semplicissima da trovare. Pavone, Slot Machine, Senju e Lancia Demente. Ultimo pack, ma vabbè, sappiamo già che non c'è niente. E invece e invece tipo una secret a caso. Allora, abbiamo Corno di Luce, Sai K, Frusta Coda, Minar, Riposo Eterno, Labirinto Magico, il Pomodoro, che questo è il primo che troviamo. Buona, ottima, ottima carta. Ottima carta. E Confisca. Avevamo un'altra super. Perfetto. Penso che insieme a La Sentinella erano due di quelle carte che sono entrate in banned e non sono mai uscite. Nel pratico, quindi fammi un recap. Allora, abbiamo trovato il Messaggero di Pace, Tifone Spaziale Mistico, Pendente Nero, Mondo Toon, La Sentinella Potente, Confisca, Drago Serpente Notturno e non so se c'era un'altra super, ma nel pratico questo. Poi vabbè, un sacco di ricastri goblin come carte carine, poi vabbè, Ratto Gigante, Angelo Splendente, sono tutte carte che avevano questa meccanica del se vengono distrutte ne puoi evocare un'altra copia, cosa che effettivamente non era mai stato presente all'interno del gioco. Anche Madre Grizzly, esatto, ti assicuravano comunque dei mostri d'attributo per una difesa attiva, ecco, quindi era molto importante, soprattutto quando si giocava solamente un mostro a turno, nell'80% dei turni, sì, era molto importante come cosa. Poi vabbè, abbiamo trovato Senju e l'altro mostro che sercia invece la magia, l'uccello sonico. Quindi, va bene così, va bene, un effettivamente, altro buon box. Sì, assolutamente. Soprattutto perché nel pratico è tutta roba che può essere uno giocata nei formati e due anche bellina da collezionare, perché ragazzi, il Drago Serpente Notturno, per quanto possa stare a poco, è sempre una carta bellina da avere. Sicuramente. Prossimo, Servitore del Faraone. Allora andiamo a caccia di Jinzo questa volta. Guarda, se mi esce Nobiluomo lo scambio, e visto che prima nel box precedente è uscito anche due Sengenjin. No, Sengenjin. Sì, posso sperare anche in due Nobiluomo lo scambio. E se escono, per quanto possa stare de minimo a 3€, io ne posso giocare due nel mazzo e due ne vorrei sbustare. Anche se comunque ne ho due di box, quindi ci posso credere. Ragazzi, allora noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo episodio della serie. Ringrazio sempre Giovanni per farmi compagnia, perché capisco che è un po' uno sbattimento tutte le settimane stare con me. Per quanto riguarda noi, ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.